guardi allo specchio ma non vedi com'è davvero il tuo corpo. E allora vuoi cambiarlo? Vuoi far capire a tutti quello che non riesci a dire? Sto male. Il corpo parla, diventa messaggio. Il corpo dice quello che la testa nega. Ho bisogno di aiuto. Ad avere bisogno di aiuto, oggi sono tutte le persone, giovani, giovanissime, meno giovani, donne, uomini, che soffrono di un disturbo alimentare. È una malattia feroce, dalla quale però si può guarire. Io sono Fiorenza Sarzanini, vice direttore del Corriere della Sera, e questo è un podcast che racconta come si cade in un disturbo alimentare, come si riconosce e soprattutto come se ne esce. È prodotto da Cora Media. Si chiama Specchio.